revijalni deo šoua u Monci nostalgijom pojačavaju automobili u takozvanoj historic klasi. Iako se vozi radi zadovoljstva i prestiža, pripreme su na najvišem tehničkom nivou. Ovaj Mercedes 190 pobedio je u Monci 1987. godine. Tri decenije kasnije vraća se na mesto zločina u tehnički neizmenjenom obliku i sa istim vozačem. Questa è una macchina originale, la stessa targa, la stessa macchina, 30 anni fa, il 27 giugno del 1987, avevamo fatto l'assoluto al rally di millesimo e adesso questa volta la proviamo a Monza, anche per vedere di correre l'anno prossimo, 1987, 2017, 30 anni con la Mercedes e la sensazione è sempre meravigliosa, una macchina estremamente spettacolare, da guidare molto con dei pendoli di traverso, freno a mano, non tanti cavalli, ma grande tenuta di strada, grandi freni e una guidabilità fantastica. Ispod haube se nalazi redni 2,3 litarski motor sa 4 cilindra, 16 ventila i 220 konjskih snaga. Petostepeni Getragov menjač preko kardanske osovine sarađuje sa Mercedesovim limited slip diferencijalom. Zaustavnu moć 190-ki, mase 985 kg, obezbeđuje hidraulični kočioni sistem. Kočione čeljusti sa 4 klipa grizu prednje diskove od 332 mm i zadnje od 305. Sve to ipak nije bilo dovoljno da Maurizio Rossi i njegov Mercedes u Monci dožive deja vu. Popravni ispit očekuje ih u rally sezoni 2017.